Stai calmo, non è? Ma guarda questo. Allora. Crepa. Ma chi? Ma chi? Quando ti trovo ti ammazzo. Ehi. Ehi, ma che? Immagino che tutte le lettere del califfato passino da qui, comprese quelle di Harib. Esci fuori, cotardo! Non ho finito! Ehi, ma... Vieni qua. Lettere minacciose, vi divertite a comporre per il diletto dei vostri benefattori, mandali in rovina. Se declamerete altri versi licenziosi, vi farò tacere. Se declamerete altri versi licenziosi, vi farò tacere. Che gentile. Passiamo oltre? Lettera proibita. Abu Abd Allah è il vero califfo e presto reclamerà il suo legittimo trono che gli è stato usurpato. Il momento si avvicina, presto darà l'ordine. Abu Abd Allah è il vero califfo e presto reclamerà il suo legittimo trono. Lascio questa lettera alle spie. Lettera dell'ammiratore. Carissima Harib, la vostra poesia mi ha colpito nel profondo. Siete la mia oasi rigogliosa e lussureggiante. Le vostre parole confortano il mio animo stanco. Ditemi che condividete il mio sentimento. Carissima Harib, la vostra poesia mi ha colpito nel profondo. Siete la mia oasi rigogliosa e... Lettera strana. Quando le sue gocce di miele saranno versate, al Talab seguirà il topo oltre il giardino. Quando le sue gocce di miele saranno versate, al Talab seguirà il topo oltre il giardino. Messaggi in codice dell'ordine? Una poesia scadente? O entrambi? Forse Harib e al Talab. Il mecenate parlava di una declamazione nel giardino. Potrei consegnare questa lettera ad Harib e poi seguire la volpe. Andrò al giardino, darò a Dal Thalab la sua lettera e poi la seguirò da vicino. Dove posso nascondermi? Oceano impetuoso, placherò il tuo furore. Deserto rovente, abbraccerò il tuo calore. Sì, cobra o colomba, oceano o deserto. A ogni tua forma il mio cuore resta aperto. Brava, brava. Saluti a voi. Ci conosciamo? Su, non siate timido. Mordo molto di rado e non lascio mai il segno. Quant'è difficile avere un po' di riservatezza. Come avete avuto quella lettera? Chi vi ha mandato? Io lavoro nell'ombra per servire la luce. Ho conosciuto quelli che servono la luce. E spesso il bagliore li rende ciechi. Anche i vostri maestri sono ciechi e sciocchi? Ti avevo avvertito, figlio di un cane! Calmati. Venite, Harib, o le male lingue inizieranno a parlare. Ma la lingua che parla più di tutte è la vostra. Anche quando vi imploro di tacere. Osate ignorare me,
colui che vi ha sostenuta e senza il quale sareste una nullità. Sciocchezze! Io mi sono sempre sostenuta da sola. E le mie opere faranno la storia. Voi invece siete bandito dalle mie pagine. Sparite! Come posso lasciarvi a sciacalli del genere? Siete una donna sola, indifesa! So difendermi con le mie parole. Bene, vediamo come vi difenderanno ora. Prendetela! La signora è attesa a un appuntamento. E voi la farete tardare. A quanto pare le mie parole evocano persino scudi. Cerchiamo di fare in fretta. Dei bastardi. Ascolta il suo padrone, cane! Rib si è diretta all'incontro segreto. Devo sbrigarmi. Repa, pronto. La lettera suggeriva ad Al-Falab di lasciare il giardino e di seguire il topo. Forse posso ancora trovare Arib. Io credo che mi convenga andarmene. Ah, quel fine! Si pentirà di tutto! Guardi! Fermati! Ehi tu! Fermo! Non devo farne riconoscere. No! Date l'allarme! Un ladro! Aspetta un po'! E qua, adesso appena ti vedono. Che cavolo è? Devo rimanere nascosto. Allora. Però ancora troppo così. Simboli del topo. Ah. E sta roba qua mi pare tutto tranne che un topo. Fin dove fuggirà la fonte? Ah, ok. Che topo elaborato però. Ecco qui un altro topo. Quando ti trovo ti ammazzo! Così vuole il fatto. Un'altra traccia da seguire. Questa caccia inizia a stancarmi. Dov'è il topaccio? Ecco. Dovresti trascinarlo alla corte d'appello. Ma lui lo fa per il mio bene, Sara. La mia fama richiede decoro. Discrezione. Lui teme che io sia troppo orgogliosa. Tu? Ma no! Io parlo di amore impetuoso, senza catene, libero di esprimersi. Non dovrei mettere in pratica ciò che scrivo. La pratica rende perfetti e attira molti nemici. Forse. Ma almeno sono io a sceglierli. Spasimanti, califfi. Mecenati e amanti hanno sempre cercato di decidere i miei nemici e i miei amici. Ma Allah sa bene che una volta scelsi male. Aveva finto bene. E una poetessa ha bisogno di mecenati. Anche la grande Al-Falab. Beh, io ho scelto.
Bene, si prospettano tempi duri. Me la caverò. Sono sopravvissuta a 6 califfi. Sopravviverò... ad altri 6. Non temere, Sara. Bacerò gli anelli che devo baciare. Ma non mi farò più incatenare da nessuno. Incontri segreti, nomi in codice. Qui non c'è traccia dell'ordine. Però ci sono vari mecenati e ammiratori. Forse il capo dell'ordine non è Arip, ma un suo estimatore. Trova Cabia, Cabio Ahmed. Potrebbe avere il legame con l'ordine di Antica. Vieni. Talenti. Ah, niente. Con due niente. Voglio vedere se riesco a fammi punto osservazione lì. Ah, niente. Non si può. Mi servono i tuoi occhi, amico mio. Ah, proprio... non si può. Scusami, ma perché mi mette... come darli? Questa spada è quella più bella, però. Mi spiace, ma... Fulad, mia fonte di sapere, sorgente di risposte. Come posso aiutarti, Basim? Parlatemi di Arip. Le sue parole sembrano sacre per i membri dell'ordine. È un'artista e poetessa di talento. Arib si è guadagnata la libertà con i versi. Tabid dice che ha una luce. Ti serve altro? Ah, che qua cosa parla tutti dei... Era in contatto con l'intendente. Kabiha nacque schiava, ma poi diventò la favorita tra le concubine di Al-Mutawakil. Tuttavia, poiché suo figlio non è califfo, ti serve altro? Parlatemi del governatore. L'ho visto impartire ordini a Wasif al-Turki. Muhammad è uno dei Tahiridi, potenti vicari dei califfi di Persia. Governa l'intera Baghdad dall'interno. Ti serve a... Dove posso trovare... Tutti e tre vivono nella gloriosa città rotonda. Il centro ti serve al... Ti ringra... Thank you, thank you. A vedere se riesco a potenziare qua... Liet... Sì, sì. Vorrei... Ah... proprio
Ah, questo è il 2, questo è il 3, quello è il 3, questo è il 2, questo è l'1. Iniziamo. Incremento da 3 effetto. No, facilmente se mette 2 in più è meglio. Nient'altro? A presto, signorino. Che l'harem ospiti centinaia di donne. Pare che l'harem ospiti centinaia di donne, recluse e lontane dagli sguardi maschili. Un luogo forse più. Dicono che nessun uomo possa entrare nell'harem se non è un eunuco o il califfo. Io non sono né l'uno né l'altro. Interessante. Non pensarci nemmeno, continua a camminare. Molto gentile. Ora devo capire come poter entrare. Il suo prestigio viene meno, proprio come i suoi spasimanti. Kabiha è una grande donna, Farah. Lo era, quando Al-Mutawakkil era vivo, ma il figlio non gli è succeduto e lei ha fatto il suo tempo. Al riflusso della marea verrai trascinata in mare anche tu? Non mi piace immischiarmi nella politica, Nasrin. Certo, sappiamo che tipo sei. Ora basta. I nuovi eunuchi saranno qui a momenti. Aspettali all'ingresso, Makira, e cerca di non combinare nessun guaio. Vieni, Nasrin. Ogni nuovo servo è una faccia nuova nell'harem. Con un uniforme da eunuco potrei mescolarmi a loro. Ho capito, però. Mostrami la via da seguire. Ah, ok. Ah, Una nuovissima uniforme da eunuco. Perfetto. Quanto tempo ci vuole ancora? Sono in ritardo. Manca poco, davvero poco, sai. A me sembra pronta. Cosa? Vattene! Non provarci nemmeno! Ti puoi salutare per non farti individuare determinati luoghi a fatto che tu non attiri l'attenzione. Se dovessi individuarti scompare il turno. Scompari e torna in... Ok. Quello che vuoi. Allora, devo andare. Togliti da qui! Ehi, un momento! Muori! Repa. Ladro,
roba, non te ne andrai così. Ah no, scassare pa. سمعت احدهم يقول È tempo di usare questo uniforme. Un po' stretta sul torace e sull'inguine. Spero che mi vada bene. Guardate. Un momento. Ti conosco? Ne dubito molto. È il mio primo giorno e non vorrei tardare. Makira! La pace sia con te! Lo conosci, Makira? Io... Cosa? Ti sei già dimenticata di me? No, no, io... Mi dispiace, è passato molto... Va tutto bene, mia cara. Ho un volto piuttosto anonimo. Non come il tuo. Faram mi attende. In confidenza mi terrorizza. Ti prego, non farmi arrivare tardi da lei. Fallo entrare, Abbas. Che Allah ti benedica, Saidati. Vabbè, ah, per mostrare lo studio, che cavolo, eh. Perché me la vado a spostare? Dove cavolo è? Ecco voi. Che stai facendo? Makira, stavo solo... Entrando nello studio di Kabiha... Tu non sei un eunuco. Vattene o lo dirò a Nasrin. Lo dirò a Farah. Direi cosa? Che mi hai fatto entrare tu? Non credo che ne sarebbero molto felici. Tu sei una serva, vero? Soddisfi ogni esigenza delle concubine. C'è mai nessuno che ti chieda che cosa vuoi tu, invece? Qualcuno che non ti giudica. E che tu scorderai di avere mai visto. Deve esserci qualcosa che ti serve, Makira. Qualcosa che vuoi. Qualcosa c'è. Abbas all'ingresso. Lui ha occhi solo per Farah. La Umal Walad non mi guarda mai.
Ma Fara usa un call per ingrandire i suoi occhi. Se ne avessi un po' anche io, forse lui... Non dire altro. Sono al tuo servizio. Dove trovo questo call? Nel ripostiglio. Ma solo Nasrin ha permesso di entrare. Fara le affida di tutto. Persino la sua pozione magica. Fara ha una pozione magica? È Nasrin a portargliela quando ne desidera un sorso. Le fa l'alito davvero cattivo. Ma darei comunque qualsiasi cosa per provarla. E la proverai. Ma in cambio, Makira, che cosa mi darai? La chiave di quello studio. Call e pozione magica. Il tuo desiderio sarà esaudito. Le note non sono quelle, Aisha. Basta, te ne prego. Call e pozione magica. È uno scherzo. Ah, ecco perché dovevo spostare. Il call migliorerebbe il mio travestimento. No, Basim, quella chiave ti serve. Cosa sarà questa pozione magica? Ho capito. Alcol. Eccoti qui. Oh, grazie. Le altre dicono che sono troppo giovane per belletti e pozioni, ma sono abbastanza grande da sapere a cosa servono. Naturalmente. La chiave? Ne sanno più di me solo perché hanno letto questo libro. Il giardino e i suoi misteri. Parla di biologia, del corpo e... dei suoi segreti. È piuttosto noto. Lo hai mai letto? Fara lo tiene nell'alloggio del califfo, un edificio sul tetto a cui è proibito accedere. Makira, avevamo un accordo. Ti prego, se solo tu potessi portare quel libro nella mia stanza. Si trova nell'ala est a sinistra. Va. Col, pozione. E ora vuole che le procuri i libri licenziosi. Io volevo solo fingere di essere un servo. Allora... Che cos'è? Vieni, vieni, t'ammazzo. Devo trovare un'altra via.
Vediamo di usarla per bene. Cavolo, cavolo, cavolo. Alto là! Meglio tornare indietro. Ok. Alloggio degno di un califfo. Il giardino e i suoi misteri. Un titolo piuttosto innocente. Immagino che sia voluto. Vabbè, è di sotto. Passiamo da qua. Vediamo un po' se rompe ancora le palle qua lì. Adesso portano in stanza, sì. L'ambizione di Abu Abdallah non ha colpito. Ma Farah, come può credere di poter salire ancora? Fatto. Buona lettura. Spero che non se ne esca con qualche altra richiesta. Credo di aver creato un mostro. Il libro è nella tua stanza. Ora... Beh... Ho gli occhi più grandi? Enormi. Makira, mi serve la chiave. Questa pozione ti dà forza d'animo. Potrai andare alla conquista del mondo. Sì, io conosco bene quella pozione. Avevamo un accordo, Makira. La chiave. Aspetta, devi riconsegnare la pozione a Nasrin. Altrimenti Farah andrà su tutte le furie. Poi ti darò la chiave, promesso. Bene. Bevi un po' d'acqua nel frattempo, te ne prego. Hai quasi finito, Basim. Fa un ultimo sforzo. Che stress questa qua. Pare che la divina Arib scriva 10 carte al giorno. Non mi sorprende che le si produca. Ecco, è al suo posto. La pozione è tornata al suo posto. Tutto è filato liscio. E ora Makira mi darà quella chiave. Oppure me la prenderò io. È fatta. Ho finito. Grazie. Strano, ho un po' di mal di te. Mi darai la chiave. Oh, giusto. Non hai la chiave? Hai paura di Kabiha? Che c'è? No, no. La sua stella non brilla più, dicono. Stavo solo scherzando. Ecco qui. Finalmente. Ora avrò le mie risposte. Una mappa del califfato e di Alamut. Oceano deserto cobra colomba. Oceano impetuoso, placherò il tuo furore. Deserto rovente, abbraccerò il tuo calore. Cobra mortace, per te avrò solo amore, graziosa colomba dal bianco candore. Ovunque tu andrai io ti seguirò e se ti poserai ti conforterò. Una raccolta firmata dei poemi di Arib. L'oceano, il deserto, il cobra e la colomba. Il fermaglio di Ning. Come lo ha avuto Kabiha? Ricordo questo profumo. L'ho sentito nel bazar.
e forse anche nell'harem. Ma su chi? Per quanto sfarzosa, questa stanza è troppo vuota. Mi sembra manchi qualcosa. Che cos'è? Che cosa le hai dato? Lei beveva sempre da quell'ampolla, me l'ha chiesta lei. Non è avvelenata. Non è avvelenata, Nasrin? Devi andartene, ora. Dammi la chiave. Chi può essere stato? Io. Non avresti dovuto lasciarmi sola con quell'ampolla. Io controllerò le stanze, voi con me! Non sono stata io, non ho fatto niente! Che cosa hai fatto? Rilassati, nessuno baderà a noi. Saranno distratti dal libro che troveranno nella stanza di Nasrin. La stanza di Nasrin? Il giardino e i suoi misteri. Un semplice studio sulle erbe locali e sulle loro proprietà medicinali, velenose e... cosmetiche. Bella donna, un atropa letale. È vero che abbellisce gli occhi in piccole dosi, ma ho dovuto usarla tutta per lei. Che c'è? Le hai sentite, Farah e Nasrin? Mentre sputavano parole al veleno, spargendo menzogne e dicerie sulla mia signora. Kabiha. Una è morta, l'altra è disonorata. Nessuno le ascolterà più. Strega! Perché l'hai fatto? Lealtà. In assenza di Kabiha, io difendo il suo trono da chi vorrebbe soppiantarla. Il suo studio è vuoto. Ti ha abbandonata, Makira. Tu servi una signora pavida. Lei tornerà da palazzo quando il pericolo sarà passato. Questo non avresti dovuto dirmelo. Non fa alcuna differenza. Non la troverai mai. Ora fai il bravo. Ci sono dei bambini qui. Bella uniforme, comunque. Ti dona? È stronza. Non posso fare nulla per Farah. Ma se Kabiha è la guida dell'ordine, posso salvare chi ancora deve soffrire per mano sua. Tu alle corse. Io preferisco una nottata tranquilla. A mettere un po' di roba seria, va. Vabbè. Allora, prontezza repentina. Vabbè, la prontezza si riempie velocemente dopo ogni uccisione furtiva. Schivi in direzione di un attacco incontrastabile per la prima che ti colpisce per aggirare il nemico. Questo è utile. Allora. Prossimo qua. Occhi, chiedo.
serve una visione più ampia. Che roba? Ah, forse è uno dei... dei tesori. Mio padre diceva che la vera misura di un uomo... La corte d'appello è qui vicino. Darwish diceva che qui i cittadini possono contestare le sentenze ritenute ingiuste. Mio padre diceva che la vera misura di un uomo la danno i suoi sottoposti. Immagino che questi giudici conoscano bene il governatore. Allora. È di sotto. Problema è il governatore. Abito dell'occulto, fai vedere un po'. Questo qua è identico a quello di... cioè identico, molto simile a quello lì di base. Come si chiama? Bayek. Bello però. Decisioni furtive ripristinano i segmenti della prontezza di un ulteriore 5%. Decisioni... Bello! Veramente! Molto bello! Egiziano proprio all'estremo, però anche bello come simbolo questo qua. Fine, questo qua è un pataccone. Ma guarda assassino, mi spiace. Salute, Saidi. Mi chiedevo se posso farvi alcune domande sul governatore Muhammad ibn Tahir. Non sono pagato per dare informazioni. Vi suggerisco di non farmi perdere tempo, altrimenti... Chi ci parla? Accettereste un segno di apprezzamento da parte di un umile cittadino? D'accordo. È un inizio. Facciamo sul serio. Io servo la giustizia, non la ostacolo. Tenete. Bene. Che cosa sapete del governatore? È temuto, rispettato. Attento alla legge e all'ordine. Non sapete altro? Voi lavorate qui. Muhammad ibn Tahir governa dalla corte. Dalla corte di polizia, non da quella d'appello. Ma qui ha delle spie. Una entra nel suo ufficio ogni giorno a mezzodì.
Arrivederci. Ciao ciao. Quel messaggero potrebbe condurmi all'ufficio del governatore e a tutti i segreti che nasconde. Pedinamento. Classico di Assassin's Creed. Riaggiunto, ovviamente. Come i primi. Non lasciate che le guardie vi prendano. Fuggite! Immaginavo si girava. Eccoti, proprio come pensavo. Meglio tornare a casa. Non lasciate che le guardie di me. Fuggite! Fossero sempre in ritardo. سأضطر إلى رؤية يوسف. تذكر آخر أشعار أبي نوال؟ لقد كان ينشد تلك القصيدة. سيكون محظوظا. بريغانتي di quel genere sono pericolosi. Fate attenzione. Stalle. Cosa ci sta? Mi dona Basi o Miguel? Basi. من أمري تماما. Derwish temeva che un giorno sarei finito alla corte di polizia, ma non di mia spontanea volontà. Sai, non è stato Sajjad a guidare la carica con tutti i contusi, sono stato io. Mentre lui se la faceva sotto. Thank you.
tornato? Non sono sicuro. Non l'ho visto salire le scale. Avrà con sé alcuni documenti importanti per il suo scrittorio. Vieni qua. Cos'è stato? Vieni qua. Vediamo. Cosa? Vorrei mangiare qualcosa. Andare di sopra. Attenzione, gli attacchi evitano. Troppo egoisti per sapere nella città di Baghdad. Recatevi al bazar. Scoprire tutte le città. Ehi, ma no. Qua sopra la chiave. Le strade sono in fermento oggi. Tra gli scagnozzi di Abu Abdallah e i dannati ribelli è tutto un caos. Noi non possiamo fare altro che prevenire tutti. Il governatore ci farà superare la tempesta. Allora, non è un crimine. Toglietemi queste catene, vi prego. Allora, liberiamo di qua. Grazie. Allah è con noi. Che Allah ti protegga. Prego, eh. Finalmente, l'ufficio di Muhammad ibn Tahir. Oceano, deserto, ok. Oceano, deserto, cobra, colomba. Sembra che sia un ammiratore di Arib. E tra i Tahiridi, cugino, ha avuto richiesta tutti gli accordi con Armut e sono ufficialmente recissi. Recissi. La nostra protezione è revocata, la nostra offerta di asilo annullata. Abla
Tahir. I Tahiridi hanno acconsentito a togliere protezione ad Alamut su richiesta del governatore. Gli occulti sono stati traditi. Rinuncia di Abu Abd Allah. Con cuore grave io, Abdu Allah, giuro fedeltà al califfo regnante e dichiaro che non pretenderò al trono finché egli avrà vita. Ashwa. Abu Abdallah promette di essere leale al califfo e di non reclamare il trono per se stesso. Un uomo che gioca con i potenti, deciso a cancellare gli occulti da Alamut. Ho visto abbastanza. Di pure ai tuoi capi che ho fatto delle copie. Straccia la pagina, uccidimi, ma quell'accordo rimane. I miei capi? La setta mascherata, l'ordine di... Ah, non importa. Non sei al loro servizio? Non siete voi al loro servizio. Io servo il califfato. Io servo Allah. E lo faccio a volto scoperto. Ora, se vuoi scusarmi... Perché avete dato ordine a Wasif al-Turki? Un membro dell'ordine? Quell'animale avrebbe fatto scoppiare 1000 ribellioni. Per fortuna qualcuno mi ha risparmiato la fatica di ucciderlo. Un occulto, pare. È te che devo ringraziare? Ho letto le vostre lettere. Avete costretto i vostri cugini a rendere Alamut vulnerabile. Ci avete venduti al nemico. E ho portato la pace a Baghdad. Voi ne avete già avuto la conferma. La promessa di lealtà di Abu Abdallah. Qual è il suo ruolo in tutto questo? La sua ambizione avrebbe distrutto il califfato. Io ho offerto Alamut all'ordine e in cambio noi non riceveremo più minacce. Quindi per catturare una volpe liberate un lupo. L'ordine sarà la rovina di Baghdad, governatore. La storia vi giudicherà. La storia può anche condannarmi, ma me ne andrò sapendo che i compromessi richiedono coraggio. Richiedono codardia! Quanti anni hai? 20? Avevo la tua età quando sono giunto in città. Ero la virtù fatta persona. Che vi è successo? Sono cresciuto. Se vuoi salvare Alamut, punta quella lama contro i tuoi nemici. Datemi il nome della persona con cui vi siete accordato. Potrei. Ma se tu fallissi, io morirei. E non ci tengo. Ora sarei molto occupato, senza rancore. Guardie! E così alla fine fuggirò dalla corte di polizia. Dal governatore! Allora, con questo inizio di fuga, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like e condividete. E attivate la campanella. E un saluto da Mad Max Games. Ciao!